mi metti un effetto particolare che mi faccia sembrare, non so, un dittatore totalitario. No, non quello, non quello, regia. No, non... Grazie. No, dammene un altro per piacere. Ok, grazie, questo è molto meglio. Compagni, nello scorso baretto un'ondata di non mi piace ha colpito la sacralità del tempio del Partito Nazionale Alcolista. Occorre che ogni membro del Partito Nazionale Alcolista concorra a riscattare la persa etilicità della patria, consegnando ogni vostro mi piace, in quanto condottiero del Partito Nazionale Alcolista, io mi sono assunto la responsabilità di reprimere ogni dissenso che colpirà il barretto. Ok, basta, va bene? Basta. Mi imbarazza la cosa. Ci sono i vicini che mi sentono fare il dittatore. Non va bene. Comunque, benvenuti in questo totalitario baretto di Creepy. Perché totalitario baretto di Creepy? Perché la scorsa settimana, per la precisione, nello scorso baretto, è successo qualcosa di molto brutto. Perché si sa, io sono un dittatore, io reprimo l'opinione delle persone, io non accetto le critiche. Perché nello scorso baretto, ma a dire la verità, nella live di Crystal Clear, ho subito un'ondata di hating che mi ha portato a ricevere un sacco di dislike. E io, in tutta risposta, pensate cosa mi sono permesso di fare? Ho bannato i commenti negativi. Nel caso non si fosse capito, la bevuta a inizio video con Lino Russo era per questo. Adesso vi spiego. Allora, praticamente negli ultimi video ho subito questa ondata di hating, ma ragazzi, è hating falso. Cioè, quello che io chiamo hating organizzato. Sono gruppi dediti all'hating che vanno a haterare un determinato canale su richiesta di qualcuno che evidentemente è un hater effettivo, senza neanche sapere di che canale si tratta. E io, per dire queste cose, ragazzi, ho delle prove, perché non è che sono zio Benito che c'ha sempre ragione, ma ho delle prove inconfutabili. L'hating che avete visto in questi giorni sul mio canale è hating falso. Sono persone false, sono account falsi. Quindi la cosa più intelligente che potete fare voi, mi rivolgo a voi iscritti, visto che mi avete chiesto che cosa è successo, è se vedete un commento di hating stupido e palesemente falso, segnalatemelo in privato che io provvedo a bannare questi account, perché sono account di persone che non sanno nemmeno di cosa parlo sul canale. Quindi, per voi persone, ho già bevuto. Morite per piacere. Basta, non ne parliamo più perché altrimenti poi arriva Joe che mi dice: "Ma tu dai troppa importanza agli hating". Non è vero, Joe. Io volevo fare la scenetta del... Va bene, penso di aver censurato la parola. Comunque, prima di passare alle news, ne abbiamo poche oggi, ma abbiamo qualche news. Io devo fare una bevuta a certe persone, questa volta persone che mi seguono, ma io devo bere per voi, prima di passare alle news. Perché ragazzi, allora io mi rivolgo a quelle persone che guardano il baretto solo quando è alcolico. Tra l'altro, sì, è alcolico questo baretto, ma è alcolico perché gira me. Non è che questo è l'intrattenimento del video, e se voi considerate questo l'intrattenimento del video, permettetemi di dire che avete una mente molto limitata, perché non è questo che vi deve far ridere, e tutto il resto. Se l'intrattenimento ritenete sia l'alcol, allora per piacere sparite dal mio canale, perché non vuole essere questo, perché nel prossimo baretto è capace che io beva la Coca-Cola, perché non è che c'ho voglia di far diventare il baretto una sezione di ubriaconi, giusto per chiarirci le idee. È ironia? Sto scherzando? Non mi ubriaco. No, perché voi ragazzi normali non ci crederete, ma c'è chi è riuscito a dirmi che guarda il baretto solo perché è alcolico. Cioè, guarda solo i baretti alcolici. Questo penso sia il primo dissing a qualcuno che mi segue, ma se mi segui e pensi che il baretto sia bello solo per questo, allora smetti di seguirmi, eh? È ironico come io stia facendo una bevuta alcolica a chi vuole solo le bevute alcoliche per dissarli. Molto ironico. Alla vostra e al baretto non alcolico. L'ho bevuto guardandovi in faccia perché così vi metto più in soggezione. Benissimo, voi a questo punto direte: "Ok, hai detto le tue stronzate, hai fatto l'intro con l'inno comunista, finalmente ci sono le news". No. Perché? Perché prima vi devo annunciare che la prossima settimana il baretto va in vacanza. Non ci sarà il baretto il mercoledì, mi dispiace, ma sono in vacanza e non posso registrare il baretto se sono fuori casa. Capite? È logica, no? Lo dico per chi poi magari si prende male. No, non posso registrarlo. Quindi la prossima settimana non ci sarà il baretto e in generale durante le vacanze di Pasqua vedrete anche meno video. Io avevo anche in mente di farvi una scaletta dei video, però poi so che finisce male e che non la rispetto, quindi immaginatevi due video a settimana.
Giudici. Ok, va bene, passiamo alle news, finalmente. No, avete letto il titolo, volete le news, quindi passiamo a ste cazzo di news. Allora, in realtà non ci sono state news da domenica a mercoledì, sono semplicemente news arretrate che non ho fatto in tempo a citare nello scorso baretto, ma per fortuna ci forniscono il contenuto di quest'altro baretto, quindi dobbiamo gioire. Allora, qualche giorno fa sono incappato in un articolo di Pokémon Next. Tra l'altro saluto i ragazzi con cui ci confrontiamo su Instagram sulle cose e che sono la mia fonte principale di informazioni per il baretto insieme a Pokémon Millennium, quindi un saluto ai ragazzi di Next. Dicevo, sono incappato in un loro articolo qualche giorno fa e sono rimasto un po' basito, ma non per andare contro i ragazzi di Next, ma dal contesto. Mi sono accorto del degrado che la mancanza di news ci sta portando. Perché, allora, premessa generale, come forse saprete già, CoroCoro ha svelato gli acronimi di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che non sono SS a proposito di totalitarismi, ma sono SW e SH, quindi svsh. Raga, mica l'ho scelto io. E questa cosa l'ho scoperta proprio grazie ai ragazzi di Next. Poi ho aperto però l'articolo e mi sono trovato davanti una frase che mi ha lasciato un po'. Pokémon Next scrive una notizia non da poco, quella per l'appunto degli acronimi, che fa già fantasticare i fan con riferimenti dello stesso PokéJungle, ossia quello che ha liccato il coso, a Swish Swish di Katy Perry. Ma come una notizia non da poco? Swish Swish di Katy Perry, una notizia non da poco. Raga, io sono andato anche a ascoltarla questa canzone di Katy Perry, ho visto il video, ho cringiato per 6 minuti. È stato un teatro dell'assurdo questa mia esperienza. Ho letto questo articolo, poi sono andato ad ascoltare Katy Perry, ho capito che siamo nel degrado per considerare niente contro i ragazzi di Next. Vi voglio bene, bacioni, anzi ci sentiamo su Twitter, parliamo delle cose, loro rispondono ai miei tweet, è tutto bello, un bellissimo rapporto. Quando passate per Bologna ci becchiamo per un baretto. Il vostro articolo mi ha fatto capire il degrado della situazione generale, perché se dobbiamo arrivare, secondo me, a considerare come una news non da poco Swish Swish di Katy Perry, abbiamo un problema. Quindi io bevo non tanto a Pokémon Next oppure a Katy Perry, ma bevo per il contesto, ok? Bevo per il contesto perché c'è il tappo. Dicevo, bevo per il contesto da teatro dell'assurdo, per cui io devo considerare una notizia non da poco di Spada e Scudo Swish Swish di Katy Perry, che fra parentesi è una canzone molto brutta. Vi lascio in descrizione il canale di Next e Swish Swish di Katy Perry, che non è proprio una accoppiata classica, no? Sto prendendo tra l'altro questa abitudine di guardarvi in faccia mentre bevo, non lo so, forse è per trasmettere l'odio. No, perché vi voglio bene. Comunque ragazzi, la news principale di questo video è fornita ancora una volta, pensate un po', da Pokémon Next. Grazie Pokémon Next, oggi hai fornito un episodio del baretto, mi hai praticamente regalato 1000 visual. Grazie. Allora, nel mentre che cercavo un po' di news, sono incappato in questo video di Pokémon Next. Vi linko anche quello in descrizione, così diamo tutte le fonti del caso, in cui Diego ha fatto una riflessione, che è il ragazzo che fa i video su Pokémon Next di questo genere, ha fatto una riflessione interessante, cioè ha messo in evidenza come all'interno del trailer di Mewtwo Strikes Back, di cui abbiamo già parlato 150 volte, ci sia una particolare scena non presente nel film originale, dove si vede Bulbasaur dell'intro scappare da un colpo di una mossa di tipo fuoco, si suppone. Ora, la riflessione è stata che originariamente in quella scena c'era un allenatore di cui sinceramente ho scordato il nome, che possedeva un Donphan, che era un teaser di un Pokémon di seconda generazione. Ora, è logico che in un remake non ha più senso tenere quell'allenatore con Donphan. E la riflessione di Diego allora è stata: ma se il film uscirà il 12 luglio e se quella lotta non ha più molto senso di esistere e l'hanno cambiata, nonostante sia per certi versi iconica, allora è possibile che quella mossa di tipo fuoco sia di un Pokémon di ottava generazione che vuole essere teaserato all'interno di quel film? Non lo so. Ma se così fosse, avremmo un Pokémon annunciato in maniera ufficiale perlomeno il 12 luglio. Domani, no? Quindi, hashtag io ci credo a tutto ciò. Io ci credo, tra l'altro, nella più rosea delle aspettative potremmo ottenere addirittura un trailer su questo ipotetico Pokémon precedentemente al 12 luglio. Secondo me c'è una buona possibilità che questo Pokémon sia realtà. Non vi chiedo di farmelo sapere nei commenti, perché adesso passiamo alle vostre opinioni, che guarda un po' caso, sono proprio su questo. Scusatemi, fa caldo, ok? Fa caldo, è aprile,
fa caldo. Oh, c'è Mari, ad esempio, che saluto. Ciao Marica, che ci scrive che sarebbe geniale un modo carino per annunciare qualcosa, non con un trailer. Io ho detto che ci sarà un trailer prima di questo annuncio. Però sì, sarebbe un modo originale, anche un modo soprattutto per attirare l'attenzione su un'altra branca del brand, sia da un lato che dall'altro. Quindi aspettiamo, preghiamo, andiamo in una qualche chiesa, visto che è Pasqua, e speriamo. Allora, sia Apoluke che Archeolore invece ci scrivono che la cosa stonerebbe, visto che comunque Donphan era di Yoto, che è una regione vicina, mentre Galar sembra essere a casa di Dio. Ora, è vero, però secondo me non stonerebbe così tanto da non renderlo plausibile. Cioè, non ci vedo nulla di assurdo nell'immaginare un personaggio di Galar in viaggio a Kanto. Del resto abbiamo già visto film Pokémon che mashupavano tutto a Kanto. Secondo me non è una cosa assurda. Cioè, è ovvio che sarebbe un po' strano, ma non assurdo, ecco, non assurdo. Sicuramente è un'occasione ghiottissima, e poi sappiamo già che è cambiato qualcosa. Perché cambiarlo? Perché? Perché? È comunque l'ultima opinione di Pokémon Next, che di giustezza ci scrive che alla fine sarà Donphan che usa esplosione. Io squarto tutti, ragazzi, se fosse così, ok? Non mi fate fare gli episodi del baretto, che poi dopo mi dicono che faccio gli episodi del baretto sui cosi fake. Va bene, allora, siccome sto registrando da troppo tempo e alla fine taglierò sicuramente alcune parti per farlo durare di meno, io direi che questo baretto può concludersi qua. Abbiamo dissato abbastanza, abbiamo bevuto abbastanza. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, in particolare in questo caso Twitter, per poter rilasciare le opinioni che leggerò nel baretto. Vi invito anche ovviamente a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video.